Eccoci qua, adesso siamo al birrificio Brew Wharf insieme anche al birrificio Toccalmatto per la prima collaborazione fra un birrificio italiano e un birrificio di Londra. Allora, presentiamo Angelo Scarnera e Bruno Carilli che adesso ci spiegheranno in due parole come sarà la ricetta di questa birra che faranno insieme. Inizia pure tu, Angelo. Your name is Angelo. And you're from the brewery? Yeah. Okay, parlaci un po' della ricetta che avete messo in cantiere. Oggi faremo una golden ale, ovviamente molto lupolata, e abbiamo avuto la fortuna, dopo il nostro viaggio che abbiamo fatto in Chatham, di trovare un lupolo nuovissimo, di origine australiana, che oggi proveremo per la prima volta. E forse è la prima volta che si utilizza in Inghilterra, e poi faremo anche noi in Toccalmatto una birra con questo lupolo. Come si chiama il lupolo e da dove arriva? Il lupolo si chiama Galaxy, ed è un lupolo che ha un ottimo contenuto di alfacidi, ma ha un profilo aromatico assolutamente unico. E viene dall'Australia. Spiegaci un attimo la ricetta. Please explain the recipe. Oh, the recipe is very simple. It's just pale malt, a little bit of cara, and we're going to mash in quite well in the middle between low and high. So we get a little bit of sugar left and be nice and sweet and bitter at the same time. Che tipo di malti usate e quali lupoli? The base of the malt. What kind of malt we will use? Oh, we're using Maris Otter Pale and a little bit of Carapils? Carapils. E lupoli, oltre il lupolo nuovo, quali altri lupoli userete? And what kind of hops we will use? Galaxy, but we will use Magnum. Some Magnum, maybe some Hercules, and some Mozzarella. Di quanti gradi la volete fare questa birra? 4 or 5. E prima sentendovi ho capito che Angelo mette molto meno lupolo del birrificio Toccalmatto. E alla fine avete deciso di fare una via di mezzo come quantità di lupolo, giusto? Sì, ma faremo una birra comunque abbastanza sostenuta, non estrema, ma il concetto di estremo cambia molto, perché l'estremo per noi o per uno scandinavo è una cosa, l'estremo per un birraio inglese è un'altra cosa. Come abbiamo visto l'altra sera parlando con il birraio di Little Ale Cart, che era convinto di fare delle birre estreme. Non erano delle birre estreme, erano birre molto buone, molto equilibrate, con un pochino più di lupolo del solito. Farete anche dry hopping? Sì. E quanti ettolitri verranno fuori questa cotta e quanto lupolo userete? More or less 8 ettolitri. E quanti chili di lupolo verranno messi? Non lo sappiamo ancora. È segreto? No, dobbiamo decidere. Ok, allora dopo ne parliamo. Soprattutto per il dry-hopping. Ok, dopo ne parliamo durante la produzione. Però come minimo saranno intorno ai 10 kg. Usually about 3 kilos you put in. Yeah, but we have 5 kilos. Today? Yeah, today. No, more than that. Più o meno su una decina di chili in lupo. Va bene, dai, proseguiamo dopo, grazie. Ma che bel ragazzo, ma che bella
Ma che bella maglietta che hai su, ma che bella. Allora, dimmi un attimo dove stai lavorando adesso. Allora, lavoro a Craft Beer Co., che è un posto nuovo, aperto un mese fa. Quanti cask avete? 16 cask, un sidro, una birra fatta apposta per noi dal birrificio da Kent Brewery. E poi 21 spine, poi un'altra lager fatta apposta per noi da Michele, 5 gradi. L'avete aperto un mese fa? Abbiamo aperto circa un mese fa. Che zona siete di Londra? Clerkenwell, centrale, diciamo, nella city. Quindi, bene, ti verrò a trovare. So, esatto, che frequenti solo locali giusti. E certo, da qua si vede. Che girata che hai! Si vede che facevi il marinaio a Venezia. Devi rompere i grumi. Ti rompi i grumi molto bene. Poi dice che stigi che non lavori. Nebbia in Valpadana. Adesso anche che dai una mano qua al birrificio, quante cotte hai fatto? Sì, abbiamo fatto 6 cotte. Prima di tutto presentati, come ti chiami? Allora, io sono Mario Canestrelli, abito a Londra da 2 anni, ho lavorato in vari pub locali storici della scena londinese, White Horse, The Rake, e ora lavoro in questo locale nuovo, Francisco. E do una mano qua al birrificio. Hai fatto 6 cotte? Ho fatto 6 cotte, sì, fondamentalmente abbiamo fatto 3 pale ale, una stout buona da 3 gradi e mezzo, una saison con gli americani e oggi un'altra golden ale, che alla fine ci viene meglio e che ci piace. Collaborazione con Birrificio Toccalmano. E noi ci siamo visti quando? Un annetto fa, no? A Milano. Verso gennaio, quando sono venuto a Milano. Sono venuto a trovare, mi ha fatto piacere. Sì, è stata una bella esperienza, senz'altro. E quindi andrai avanti un po', insomma, qua adesso a fare la birra, a cercare di imparare tutti i segreti. Sì, senz'altro. Ma perché in futuro ti piacerebbe produrre qualche birra o lo stai imparando così per hobby? Un po' entrambi, insomma. Sicuramente è una passione, una cosa che mi piace, altrimenti non lo farei nel mio giorno libero, però chi lo sa. Va bene, grazie. Yeah, I don't know.